Benvenuti a questo nuovo video nel quale vogliamo parlare un pochino di protezioni dei minorenni in rete, nel nostro caso specifico con Linux, ma naturalmente il discorso vale in generale anche per altri sistemi operativi. Dunque, come prime note, come primi due punti della scaletta, voglio subito togliere dal tavolo della discussione qualsiasi illusione ai genitori che seguono questo video, ovvero, primo punto, non esiste nessun sistema completamente sicuro e perfetto di controllo parentale sulla navigazione in rete col PC o sull'uso del PC. Ecco, il termine più diffuso è quello inglese, ovviamente, si parla di parental control, che è anche abbastanza intuitivo anche per noi di lingua italiana, controllo parentale o controllo degli adulti sull'uso e sul modo di navigare con il PC o con il tablet o con lo smartphone o quello che sia, insomma. Ecco, dunque, ripeto e sottolineo, non esiste un sistema completamente sicuro di questo tipo e quindi i genitori non devono pensare di trovare in questo video o in altre fonti di informazioni, di trovare la soluzione ideale che permetta loro di demandare a questi strumenti l'uso del PC dei propri figli senza preoccuparsene, perché non esiste il sistema sicuro. Questi sistemi permettono di dare una mano ai genitori, ma non sono per niente totalmente sicuri. Quindi ricordatevi, è sempre meglio non lasciare soli i bambini davanti al PC, ma accompagnarli nella navigazione. Se proprio volete far usare PC in età giovane ai vostri figli, ricordatevi che dovete fare comunque sempre il vostro lavoro di genitori, perché questi sistemi non vi sostituiranno mai completamente. Sono dei mezzi ausiliari a supporto se volete usarli, oppure potete anche non usarli se fate completamente il vostro lavoro accompagnando sempre i vostri figli nell'uso del PC, almeno a casa, eh. Secondo punto, ricordatevi che i bambini di oggi sono i bambini cosiddetti digitali, della generazione digitale, ovvero queste generazioni non hanno mai vissuto l'era pre-PC, non hanno mai vissuto come noi il mondo quando ancora non c'erano tablet, smartphone, né PC, né internet, né niente. Quindi loro trovano scontato vedere per casa questi apparecchi e anche usarli, soprattutto con le loro interfacce e icone. Quindi le immagini sono molto più facili da memorizzare e intuitive, soprattutto per i bambini. Lavorano molto bene i bambini con le interfacce di immagini, le icone sono facili, basta usare i ditini, loro usano facilmente i ditini, capiscono subito che basta fare clic con un dito e succede qualcosa e poi da lì da cosa nasce cosa. Quindi ricordatevi che i nostri bambini nascono e crescono in questo mondo e che generalmente sono più furbi e svelti di noi adulti nel trovare le scappatoie, quindi per riuscire comunque a fare ciò che non dovrebbero fare o ciò che gli si dice di non fare. O ciò che i sistemi di parental control dovrebbero impedirgli di fare, ma loro sono appunto, ricordatevi, molto furbi e svelti a capire le cose. Quindi doppia ragione affinché il nostro ruolo di genitori sia molto attivo in questo ambito, quindi attenzione a come ad accompagnare i figli nell'uso dei PC della navigazione in rete. Ecco, almeno a casa propria, ripeto, educare i figli, perché poi ovviamente se questi figli poi vanno a scuola, incontrano altri compagni che magari hanno lo smartphone, quindi navigano come vogliono, eccetera, eccetera, quindi non si è mai sicuri al 100%, non si può mai essere sicuri di impedire al 100% ai figli o ai giovani in generale di navigare dove e come vogliono, perché le scappatoie si trovano sempre. Non si possono rinchiudere in una campana di vetro a casa, ma perlomeno si possono dare loro delle basi di buona educazione in questo senso. Ciò nonostante, appunto, o malgrado questi punti di attenzione che sono fondamentali, ho voluto fare questo video per presentarvi, insomma, quanto offre, diciamo così, il mercato in questo ambito, in questi strumenti o prodotti software che
dovrebbero, diciamo così con il condizionale, impedire o incanalare la navigazione, l'uso del PC entro certi limiti ben prefissati per i nostri giovani. Ecco, parental control, dicevo, quindi il termine inglese per definire questo ambito è parental control, quindi quando cerchiamo qualcosa in rete, usiamo queste due parole per ricercare, troveremo parecchie offerte di questi prodotti o aggiunte ai browser, ai navigatori internet per appunto gestire i siti che si possono e quelli che non si possono visitare. Allora, parlo di browser, di navigatori, perché facendo delle ricerche su questo tema ho scoperto che i programmi, diciamo, installati direttamente sul PC e dedicati a questo compito, ci sono, o per meglio dire c'erano anche in ambito Linux, ma poi sono stati generalmente abbandonati. Io non ho trovato uno che sia veramente aggiornato e recente. Vi lascio qua nella descrizione del video, poi lo troverete questi link. Comunque per vostra informazione, se questo tema è di vostro interesse, vi lascio comunque qualche link informativo proprio per mostrarvi, anche dimostrarvi quanto i programmi che sarebbero da installare sul PC siano invecchiati, non siano più aggiornati, sono dei progetti che sono stati abbandonati. Ci si può chiedere perché, perché appunto il controllo parentale, la protezione dei minori in rete è una cosa importante, si può chiedere perché e facendo un confronto fra questi programmi da installare sul PC e le aggiunte, le estensioni per i vari browser più noti, ho dedotto che probabilmente oggi come oggi si punta molto più sulle estensioni da innestare, da installare direttamente nei navigatori internet, piuttosto che sui programmi a sé stanti da installare a parte sui vari PC. Quindi il software veramente aggiornato allo stato attuale, proprio stato attuale intendo adesso che sto facendo in questo periodo storico che sto facendo questo video, il software aggiornato per che ha questo scopo di controllo parentale è quello in ambito delle estensioni per i browser, quindi le aggiunte, i plugin per i browser. Ecco, anche qui un ulteriore avvertimento, tenere presente però che le estensioni per i browser, che sia Chrome, Chromium o Firefox, tanto per citare i più diffusi, sono facilmente installabili, sicuramente avrete già installato almeno un'estensione al vostro browser e vi sarete accorti di quanto sia facile installarle, quindi con letteralmente un clic o due le avete installate, così come però sono anche facili da disabilitare o disinstallare, quindi ricordatevi che i nostri giovani bambini sono furbi e quindi capiscono subito come fare. Ecco, e quindi l'avvertimento è che non tutte le estensioni sono così ben fatte da avere previsto un meccanismo o un qualcosa che impedisca di disattivarle o di disinstallarle, perché tanto vale installare un'estensione quando è così facile disattivarla o disinstallarla. Quindi alcune prevedono dei meccanismi per appunto in modo che non sia così facile né disattivarle né disinstallarle, altre no, quindi attenzione quando cercate una di queste estensioni da installare sul navigatore del vostro PC di casa, attenzione a quale scegliete e quali caratteristiche ha questa estensione. Ecco, anche qui vi lascio un paio di link, di indirizzi come riferimento per le ricerche degli add-on, come si chiamano in Firefox, o delle estensioni, come si chiamano in Chrome, Chromium, che hanno questo scopo, quindi se voi fate clic su questi due link vi uscirà, ecco che io le ho messe qua, eccole qua, un paio di pagine, vi uscirà, dunque voi mettete per esempio nel Chrome Web Store, che vale anche per Chromium, voi scrivete i due termini che ho citato all'inizio del video, parental control, e vi uscirà un elenco più o meno vasto di estensioni per Chrome e Chromium, vedete Parental Control App, Bloxy, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, prendetevi il tempo se, appunto, ripeto, siete interessati ad applicare una di queste estensioni, guardate le stelline, le referenze che altri utenti hanno messo per il tal prodotto, leggetevi cosa permettono e no, quali funzionalità hanno queste estensioni, e poi le potete facilmente
aggiungere, nel nostro caso di Chrome o Chrome basta premere clic su aggiungi e l'estensione viene aggiunta e si attiva. Nel caso di Firefox, ecco qua, non avendo installato Firefox sul mio PC, ho aperto la pagina proprio internet di Firefox, ma sapete che avendo installato Firefox c'è il settore, come dire, l'impostazione fra gli strumenti dedicato alle aggiunte, agli add-ons direttamente dentro il browser senza necessariamente andare sul sito internet. Io appunto non avendo Firefox più installato sul mio sistema, mi sono appoggiato al sito internet che elenca anche qui per Firefox, vedete che si ripetono anche i nomi, mi sembra che Bloxy, l'ho già visto, ecco vedete Bloxy c'è cioè sia per Chrome, Chromium che per Firefox. Vedete qua e poi ci sono varie altre estensioni. Ecco, quindi vi lascio anche questo per vostra documentazione e informazioni, vi lascio i due link per i due browser, diciamo, più diffusi, Chrome, Chromium e Firefox, con le varie opzioni di controllo parentale, estensioni. Ecco. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'intervento, come dire, a valle del problema, ovvero si naviga normalmente con il proprio navigatore e si applicano questi filtri a valle della navigazione, ovvero quando tutto il traffico internet è già entrato, diciamo, nel nostro PC, lo si blocca dopo. Un altro approccio esistente è quello a monte, sempre, diciamo, nei limiti delle mura di casa nostra, ma a monte vuol dire livello di router, ovvero si filtra ancora prima che le richieste di navigazione arrivino sul PC, si filtrano, si possono filtrare ancora un passo prima a livello di router in modo che sul PC non arrivi nemmeno un tal indirizzo, tal dei tali che non deve essere visualizzato. Questo è un approccio che viene descritto e richiesto. Scusate, sul quale potete informarvi accedendo a questi due link, di cui uno ve lo presento qui, ecco questo, il secondo link, OpenDNS, qua, OpenDNS, che è Parental Control, vedete, ed è appunto questo un sito, uno dei siti che offrono questa possibilità di intervenire sul router e di filtrare prima il traffico di rete che non si vuol far giungere sul PC. Quindi questo appunto è un approccio, diciamo, a monte piuttosto che a valle, che filtrare dopo. Ecco, naturalmente questo approccio è un po' più tecnico, cioè meno facile questo, o un po' più, diciamo così, macchinoso che non quello di aggiungere una semplice estensione al browser. Però se in quanto genitori, non vi spaventa troppo, diciamo, accedere al router e fare qualche piccola impostazione, come naturalmente è descritto qua, per esempio, in questo sito o in altri siti analoghi. Se non vi spaventa questo, dovete fare una tantum, una certa impostazione, e poi vi ritrovate con il traffico di rete filtrato come lo desiderate, con i vari filtri, appunto, di parental control, di controllo parentale. Ecco. Naturalmente, come abbiamo accennato un po' nell'introduzione iniziale, i nostri figli, è vero, possiamo, come genitori controllare ciò che fanno con il PC, con il tablet, con lo smartphone dentro le mura di casa nostra, ma se poi questi figli vanno a scuola o in giro a giocare con i compagni e quindi fanno delle conoscenze, delle amicizie, e non sono sempre sotto il nostro controllo, chiaramente non abbiamo la garanzia che i nostri figli comunque al di fuori delle mura di casa non facciano quello che vogliono. Ecco. In questo senso, se vogliamo, per ampliare un attimo il controllo, dobbiamo citare anche che naturalmente nel mondo mobile ci sono gli strumenti di parental control. Ecco, nel mio caso, che uso sistemi Android per gli smartphone, immagino che sicuramente al 100% anche per il mondo Apple ci siano degli strumenti corrispondenti, ecco che anche per Android sul nostro smartphone è possibile installare, vedete, dei sistemi, delle app di controllo parentale che filtrano quanto i nostri figli potrebbero visualizzare,
con il browser dello smartphone o del tablet di turno, tablet Android o di Apple, ecco. Quindi ci sono questi sistemi, le app che sono, diciamo, un po' i corrispondenti delle estensioni dei browser per il PC, ci sono anche le app per il controllo parentale. Ecco, stesso metodo per trovare queste app, si va nel caso di Android, Google Play, quindi il market delle app di Google, si usano sempre i soliti due termini, quindi parental control e poi si fa una ricerca. La stessa cosa sarà per il mondo Apple, sull'Apple Store, e quindi anche per il mondo mobile si può aggiungere questo controllo che può aiutare, ecco, a limitare la navigazione dei giovani nei siti nei quali non vogliamo che accedano. Ovviamente, ecco, nota finale, lo facciamo noi e dobbiamo comunque affidarci al fatto che lo facciano tutti questo, perché, come ho detto un attimo fa, se un figlio poi incontra l'amico che ha con sé un tablet o uno smartphone non filtrato, ecco che il gioco è fatto, insomma. Se noi a casa nostra ci preoccupiamo di questo e poi il nostro figlio va col suo amico e fa quello che vuole, ormai sappiamo che questo è il mondo d'oggi, ecco. E quindi comunque ho deciso di fare questo video per segnalare, se non altro, la presenza di questi strumenti che, non lo so, chi segue il mio canale, probabilmente che è genitore, li conoscerà già benissimo, oppure magari non si è mai soffermato su questo aspetto e ecco, può sempre essere utile avere un video come questo che perlomeno fa una panoramica, ecco. Naturalmente non stiamo qui ad installare nessuna di queste app o nessuna di queste estensioni, giusto per mostrare che filtra qualche sito per adulti, eccetera, eccetera, perché questo lo fanno senz'altro, è il loro scopo. Però ho voluto fare appunto questa panoramica in modo da avere almeno uno spunto di partenza per chi è interessato a questo aspetto e per chi ne vuole fare uso. Ecco, con questo ho terminato, sperando come sempre che vi sia interessato l'argomento, che possa essere utile a qualcuno, e con questo vi faccio un saluto, ciao ciao e alla prossima!